A che le condizioni climatiche vi hanno favorito nella realizzazione, nella riuscita di questa manifestazione, presidente? Sì, fortunatamente oggi c'è una bellissima giornata, una vera e propria estate di San Martino. Oggi abbiamo organizzato questo recupero delle tradizioni con la salsiccia arrostita che due genitori si sono prestati, diciamo, ad affumicarsi più che altro, però ci sono poi i nostri ragazzi che stanno realizzando un progetto che è Junior Master Chef, e quindi sono, li vedete ora in divisa e stanno distribuendo la salsiccia appena arrostita alle classi. È un po' il recupero delle tradizioni, cercare di educarle ad una sana alimentazione, e infatti noi quest'anno ci stiamo prodigando perché possa essere introdotto anche il consumo della frutta, di un'alimentazione più sana anche durante l'attività, la pausa, diciamo, del giornaliera, durante l'intervallo. Non dimentichiamo, non trascuriamo soprattutto il gran lavoro svolto dai familiari, dai genitori. Quello sicuramente, come già in passato, c'è stata la massima collaborazione da parte degli insegnanti che hanno cercato di recuperare, di spiegare il perché di questa tradizione. Infatti sopra, per esempio, soprattutto le prime hanno addirittura disegnato la leggenda di San Martino, ognuno in base alle proprie capacità, questo è logico. Altri hanno privilegiato il recupero di quella che è la tradizione come festa dell'autunno, infatti sono stati recuperati una serie di frutti anche oramai perduti, tipo la nespola d'inverno, che devo confessare che anch'io era da parecchio che non vedevo. E poi una cosa molto simpatica e particolare, i ragazzi del progetto di Junior Master Chef, che riguarda tutti i ragazzi delle classi ponte dall'infanzia fino ad arrivare alla media, hanno addirittura realizzato la frutta martorana, proprio l'hanno materialmente, hanno creato la pasta reale, hanno fatto le formine con i vari frutti e l'hanno pure decorata, quindi dipinta. È uno spettacolo, vi dico, perché poi la messa in scena, poi vedrete sopra, la location è stata poi naturalmente realizzata con l'aiuto delle insegnanti e anche dei collaboratori scolastici che come al solito si prodigano anche perché tutto possa essere avere una degna collocazione all'interno della scuola.